Benvenuti al mio secondo video sui fumetti. Nel primo video vi ho parlato dei personaggi che hanno attratto la mia attenzione e con i quali ho iniziato il mio percorso nella lettura del fumetto. In questo secondo video vorrei parlare con voi del trio di disegnatori, dei tre artisti che hanno dato vita a questi personaggi, che sono Miki, Black e il comandante Mark. Dunque, il trio di questi disegnatori è composto da Guzzon, Sartoris e Sinchetto. Guzzon e Sartoris nascono tutti e due nel 1926 a Torino, e Sinchetto invece è un pochino più anziano, nasce nel 1922 anche lui a Torino. Lavorano in situazioni diverse, tra l'altro Guzzon e Sartoris sono insegnanti di scuola elementare, però non praticheranno mai questa professione e si addentreranno piano piano nel mondo dell'editoria, ciascuno per la sua strada. Poi si troveranno, addirittura Sinchetto ha lavorato per un periodo per la Stipel, che era la Telecom di allora, per poi anche lui intraprendere una carriera di disegnatore, per entrare nell'editoria del fumetto. I tre si incontreranno presso la casa editrice Torelli e inizieranno a collaborare. Nascerà infatti questo sodalizio, più conosciuto con l'acronimo di SGS, che trae proprio origine dagli iniziali dei loro cognomi. Inizieranno a lavorare insieme come SGS con un primo progetto che sarà il fumetto di Quinoa. Qui ho alcune strisce, ne ho anche altre, insomma, preso questo pacchetto. Quinoa, chi era Quinoa? Quinoa era un personaggio, un giovane che si era messo sulla strada del Far West, era partito per il Far West e con la sua famiglia, con una carovana che fu poi assalita dagli indiani. Gli indiani scalparono Quinoa, uccisero la moglie e rapirono il figlio, che poi lui in realtà credeva morto. Quinoa, dopo un po' di tempo, ripresosi da questo shock, diventerà un vendicatore per vendetta personale contro tutti gli indiani che incontrerà. Quindi andrà alla caccia degli indiani, li ucciderà. È un fumetto un pochino così, per il tempo, anche un pochino crudo. Gli indiani lo conosceranno con il nome di Quinoa e avranno molto timore di lui, perché lui agisce sempre con un cappuccio, con una maschera da diavolo, con le corna addirittura, e loro lo crederanno dotato anche di poteri soprannaturali. Il secondo fumetto, ecco, Quinoa uscirà nel 1950, però già nel 1951 invece avrà i natali Capitan Miki. Ecco qui alcune strisce di Capitan Miki, che uscirà proprio con le strisce. Mentre Quinoa era uscito inizialmente con degli albi quadrati, poi ristampati in strisce, invece Capitan Miki esce proprio con il formato striscia. Capitan Miki è un giovane ragazzo di 16-17 anni che rimane orfano e intraprende la carriera militare. Si arruola presso i Ranger del Nevada, che hanno il loro forte Colwell, alle direttive del colonnello Brown. E lui si distinguerà subito per le sue capacità, per la sua tenacia, infatti arriverà in breve tempo ad essere capitano presso questo forte Colwell.
I suoi amici, che aggiungono tra l'altro una nota umoristica al fumetto, saranno Doppio Rum, uno scout ubriacone e che ne combina sempre qualcuna, affiancato da Salasso, anche lui compagno di molte avventure. Saranno, come ho detto, la nota umoristica, sono dei bevitori accaniti di rum e per questo procureranno qualche imprevisto a Mickey che cercherà sempre di risolvere la situazione, insomma. Ci sono sempre queste note umoristiche nei personaggi, nei fumetti della SGS. Per esempio, in Black, che uscirà sempre nel formato a striscia a partire dal 1954, lui sarà un trapper che lotterà contro. L'ambientazione è diversa, lui lotterà contro in America contro le giubbe rosse. Che hanno colonizzato l'America, insomma, nei periodi proprio delle guerre d'indipendenza dalle colonie britanniche. I suoi amici, quelli che, come dicevo prima, daranno quel tocco, quella nota umoristica al fumetto, sono invece Roddy, che è un giovane. Un bambino, insomma, di 12 anni circa, che lui adotta in quanto resta orfano, proprio a causa di questi conflitti, di queste guerre, e il professor Occultis, che oltre ad essere medico, è anche mago, illusionista, insomma, ha un po' una polivalenza, no? Nel fumetto, perché si occupa un po' di tutto, tra l'altro. Professore, quindi insegnerà anche i primi rudimenti, farà le prime lezioni a Roddy per quanto riguarda la lingua, la matematica, i compiti, insomma, che i bambini dovrebbero eseguire, ma di tutto questo si accaricherà il professor Occultis. Questa collaborazione, dei tre autori, dei tre disegnatori, e dura fino al 1965, dove si interrompono i rapporti con la casa Dardo. Allora il direttore era Franco Baglioni, e probabilmente per un disaccordo sul rinnovo di contratto o qualcosa del genere, insomma, si interrompono i rapporti. I personaggi resteranno di proprietà della casa editrice, che continuerà a produrre fumetti con altri disegnatori, altri sceneggiatori, però da quando uscirà la SGS ci sarà un crollo delle vendite, perché chiaramente si perderà un pochino il prototipo, come dire, gli stilemmi delle originali. E ci saranno altri bravi disegnatori, avrà un seguito anche in Francia, dove era già molto diffuso questo fumetto, ma praticamente le vendite saranno destinate a calare. Nel 65 stesso si metteranno in proprio, proveranno a mettersi in proprio e uscirà un nuovo personaggio dall'SGS, che sarà Alan Mistero. Alan Mistero, con uscita mi sembra settimanale, durerà circa 20-23 numeri e poi non incontrerà il successo dei personaggi precedenti e verrà ceduto all'editore Bonelli, che lo ingloberà, diciamo, nella collana Araldo come appendice ai racconti, ai fumetti della collana stessa. In seguito, a ruota, diciamo, nel 66, inizia invece la collaborazione con un nuovo progetto, sempre per la Bonelli, che sarà il comandante Marco.